18, 19 e 20 di ottobre i sapori d'autunno vivono a Melfi con l'Avarola, sagra dedicata al marroncino del Vulture, arrivata alla sua 63esima edizione. Non soltanto castagne ma i tanti prodotti che vivono questo territorio del Vulture melfese che catalizzano l'attenzione di oltre 30.000 visitatori. Importante l'edizione 2024 per una serie di novità, ad iniziare dalla coprogettazione con la locale Proloco e il comune di Melfi attraverso il neocostituito ufficio cultura e turismo. Tante prelibatezze, c'è un percorso enogastronomico, quest'anno abbiamo anche aumentato il percorso di circa 2 chilometri che arriva fino quasi al castello. È un arrivo di turisti pari a circa 30-35 mila persone nei 2 giorni. Nel giorno e mezzo dell'anno scorso, quest'anno sono 3, speriamo che il tempo ci assista e che ne vengano di più. L'abbiamo definito l'anno zero perché quest'anno è in coprogettazione con il comune, con l'amministrazione. E abbiamo dato un regolamento alla sagra. È una delle sagre più longeve della Basilicata, riconoscimenti importanti. Rappresenta un momento importante di inclusione, di coesione sociale per tutta la nostra comunità. Abbiamo inaugurato questa bella varolata, abbiamo visto mentre la giravamo queste belle scintille rosse provenienti appunto da questi recipienti bucherellati, le varole appunto salire al cielo. E speriamo appunto che ci sia finalmente questa bella unione fra degustazione di prodotti enogastronomici, contemplazione del nostro paesaggio, del nostro patrimonio culturale, artistico. Quindi ci aspettiamo un po' di presenze, perché io dico alla fine che la bellezza di una città si rappresenta anche dei valori che riesce a trasmettere. È bello, ci teniamo e quindi valorizziamola sempre ancora di più. E vogliamo farci conoscere, non ci vogliamo fermare soltanto all'autunno melfitano, no? Sappiamo che adesso la prossima settimana ci saranno le giornate medievali con la falconeria e prolungheremo anche gli stand della Varola anche nel prossimo weekend. Anche in questo caso a partire dal venerdì fino alla domenica, e ovviamente abbiamo preso l'occasione al volo per poterci anche mettere al riparo da scherzi che purtroppo il meteo ci sta facendo, con lo spostamento del concerto di Eugenio Bennato nel prossimo weekend e poi chiaramente con una replica di tutto ciò che è più o meno già il contenuto della Varola in questo weekend. Per cui l'idea deve essere quella di avere sostanzialmente un doppio weekend di turismo, di enogastronomia, di frutti, di divertimento nella nostra città. Che cosa significa la castagna e l'indotto che produce per questo territorio? La castagna è intanto un segno di riconoscimento ormai per il nostro territorio. Non a caso il nostro marroncino del Vulture ha avuto già il riconoscimento come IGP ed è un frutto, direi, unico. Ecco perché, come dire, non posso non perdere occasione per invitarvi a venire di persona. Non ci sono altre castagne con questa tipologia, con questo sapore, con questo aroma. L'indotto ovviamente è un indotto anche abbastanza importante, ma credo che l'indotto davvero più importante sia quello proprio legato all'evento di cui stiamo parlando, perché muove turismo, muove chiaramente economia e a tutti i livelli.